Carissimi amici, buongiorno a tutti da Anna e Otto. Oggi vi faremo vedere un centro tavola un po' particolare in chiave moderna, che potrebbe essere un'idea regalo sia per la festa della mamma che in altre occasioni. Realizzerò per voi una torta floreale. Ecco gli ingredienti. Innanzitutto un'alzatina per la torta, della spugna per fiori freschi, del colorante per fiori, la colla, delle rose, altre rose più grandi, del viburno, ortensia e berberis e un foglio di carta molto importante. Prendiamo la spugna e con un righello la dividiamo a metà. Andiamo a pareggiare bene e cerchiamo di togliere la maggior parte della spugna in eccesso. A questo punto giriamo, mettiamo. Vado a rifilare la base della torta in questo modo. Cosa molto importante, siccome ci sono due metà, per fissarle bisogna prendere uno stecchettino e infilarglielo in questo modo, così si uniscono bene e non si aprono. A questo punto dobbiamo prendere la colla a caldo e fare la glassa. Perfetto! A questo punto usiamo la carta, passaggio molto importante perché ci consente di non rovinare il portatorte. Usiamo il colorante per fiori. Vedete? La glassa è stata colorata. Il prossimo passaggio sarà quello di prendere i fiori di viburno, che sono questi. E cominciamo a lavorarci la torta. A questo punto usiamo le roselline e decoriamo il lato della torta. Prendiamo altre rose più grandi che saranno il cuore della torta. Mettiamo una piccola ortensia e dei rametti di berberis. Come ultimo passaggio metterò degli spilli come se fossero delle praline di zucchero. Ecco fatto! Auguri a tutte le mamme!